I can always burn just a little more. A little more if you want me to. Un occhio vigile e attento alle problematiche del sociale, un supporto per le fasce più deboli, un raggio d'azione volto ad individuare i disagi e intervenire prontamente per risolverli. Questi sono i punti che danno vita alla cooperativa sociale Tempi Nuovi, operativa a Limatola fin dal 2004. Una realtà fortemente legata al territorio che punta a valorizzare le sue risorse, mettendo in campo al servizio delle fasce più bisognose di supporto e sostegno personale competente e costantemente aggiornato. Un'equipe specializzata che ha come punto di forza il lavoro di rete, ovvero la collaborazione tra diversi professionisti nel perseguimento di un obiettivo comune, il benessere dell'individuo. Tempi Nuovi è per Limatola il fiore all'occhiello per l'offerta di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi. La cooperativa infatti gestisce strutture che abbracciano l'area educativa, ma anche quella relativa all'assistenza agli anziani. La cooperativa sociale Tempi Nuovi nasce nel 2004 ad opera del sottoscritto, di cui sono anche l'amministratore unico, e da un gruppo di collaboratori che hanno deciso di investire le proprie risorse umane in servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari. Oggi la cooperativa si avvale di un gruppo di collaboratori altamente formati, professionali e soprattutto affidabili. Gestiamo due comunità per minori sul territorio ovviamente del comune di Limatola, una comunità educativa a dimensione familiare denominata Tempi Nuovi, che accoglie minori di età comprese tra i 4 e i 13 anni, ed una comunità alloggio per minori denominata La Fabbrica del Sorriso, che invece accoglie minori di età comprese tra i 13 e i 18 anni. Si tratta di comunità di accoglienza educativa residenziali per ragazzi e per bambini che, diciamo così, con delle situazioni di disagio personale o familiare e praticamente molto pregiudizievole per la loro crescita e per la loro realizzazione. Entrambe le comunità hanno come finalità primaria quella di accogliere il ragazzo così com'è, facendolo sentire a casa propria. Inoltre grande attenzione viene data anche al lavoro sulle criticità comportamentali, relazionali ed emotive di ciascun minore attraverso un percorso di sostegno psicologico curato da una psicologa all'interno della comunità. I minori vengono collocati all'interno delle comunità su disposizione del Tribunale per i minorenni e dei servizi sociali di riferimento. Le motivazioni sono varie, dal disagio familiare alla dispersione scolastica a condizioni abitative poco idonee. Dopo il collocamento in comunità viene redatto un PEI, quindi un piano educativo individualizzato, in cui l'equipe della comunità, praticamente in sintonia con l'assistente sociale di riferimento, individuano non solo gli obiettivi, diciamo, socio-psico-educativi su cui insiste durante il percorso comunitario del bambino o del ragazzo, ma anche le attività e gli strumenti metodologici da utilizzare. Le strutture e il personale della cooperativa, oltre a fornire ai giovani ospiti un'accoglienza tale da farli sentire a casa, provvedono attraverso un progetto educativo individuale e personalizzato a condurli verso una graduale autonomia. I professionisti svolgono anche un attento e scrupoloso lavoro sui disagi emotivi del minore tramite l'ausilio di un percorso di sostegno psicologico curato da una psicologa e psicoterapeuta interna alla struttura al fine di raggiungere un'efficace integrazione sociale, familiare e lavorativa. Ma non solo accoglienza e sostegno psicologico, le strutture infatti offrono anche molte attività per i ragazzi. Quali sono i percorsi formativi ed educativi, le attività e i progetti che gli ospiti della struttura possono svolgere?
Allora, partiamo dal fatto che la cooperativa sociale Tempi Nuovi è radicata molto nel territorio limatolese, quindi lavora in sinergia con tutti gli altri, con tutte le altre agenzie educative, altri professionisti del territorio. Tutti i ragazzi sono iscritti alla scuola statale, quindi la mattina sono impegnati a scuola, il pomeriggio rientrano in comunità, dopo pranzo si dedicano ai compiti, seguiti da alcuni operatori di riferimento. Dopo i compiti ciascuno svolge a seconda delle proprie propensioni, delle proprie volontà, attività sportive extrascolastiche. Oltre a questo i ragazzi sono coinvolti in diversi progetti volti alla socializzazione, attività comunque ludico-ricreative sia interne che esterne. Per esempio all'interno della comunità abbiamo attivato un laboratorio di decoupage, quindi i ragazzi comunque si dedicano all'arte, fanno comunque dei lavoretti che poi espongono in vari stand in alcuni eventi del territorio. Altri invece si dedicano a attività esterne, progetti esterni. Di grande interesse e valore è un progetto che abbiamo in collaborazione con l'associazione Agevolando, che è un'associazione emiliana che lavora proprio sulla partecipazione attiva dei ragazzi che hanno fatto o che stanno svolgendo esperienze residenziali fuori famiglia. Forte attenzione è data anche a un'altra fascia sociale debole. Tempi Nuovi individua un ulteriore punto di forza nell'ambito dell'assistenza agli anziani. La cooperativa infatti gestisce anche due residenze dove gli anziani beneficiano di assistenza di personale esperto 24 ore su 24 e del sostegno necessario per un confortevole soggiorno. Oltre all'assistenza continuativa, quali sono gli altri servizi e le attività della residenza della cooperativa Tempi Nuovi? Allora, oltre alle attività di assistenza di base che offriamo 24 ore su 24, abbiamo assistenza medica, assistenza fisioterapista, e facciamo delle visite specialistiche o a domicilio, oppure le accompagniamo i nostri ospiti a fare queste visite. In più cerchiamo di organizzare frequentemente delle attività sia ricreative, sociali, d'animazioni, facciamo dei lavoretti, dei laboratori, un poco di laboratori in cucina, biscotti, queste cose qua. Quindi alcuni anziani le piace tanto ritornare, diciamo, alle loro abitudini. E in queste cose qua li teniamo attivi per non fargli perdere tutte le loro attività che facevano prima di venire, diciamo, da noi. Abbiamo un bellissimo rapporto con i familiari per coordinare le uscite. Praticamente loro possono venire a fare visita ai propri parenti quando vogliono, sempre in un orario stabilito con il responsabile, e poi possono portarli a casa in occasioni festive, in giorni decisi da loro. Oh!